La volta scorsa abbiamo visto insieme quali sono gli aspetti fondamentali di un acciaio in condizioni di ossidizzazione. Vediamo qui appunto in basso a destra le differenti possibilità che si possono offrire dal punto di vista delle dimensioni della grana cristallina in funzione della composizione chimica del nostro acciaio e delle condizioni di ossidizzazione, tipicamente temperatura e tempo di ossidizzazione. Per quanto riguarda gli elementi di lega aggiunti, vi ricordo appunto fra le influenze più importanti, quelle sicuramente relativa all'estensione del dominio gamma, quindi come abbiamo detto precedentemente il comportamento alfagico, il comportamento gammagino dei nostri elementi di lega e l'eventuale affinità chimica verso il carbonio di questi elementi di lega. Possiamo avere, vi ricordo, di elementi che addirittura nel ferro aggiunti all'acciaio non hanno affinità chimica, tipo appunto il nickel, l'elemento forse più importante, che nel ferro non può formare carboni perché ha un'affinità chimica verso il carbonio inferiore rispetto al ferro. Quindi portando a qualunque temperatura, piuttosto che formarsi carboni di nickel, si formeranno carboni di ferro, appunto questo usando il ferro come discrimine. Poi ci sono tanti altri elementi che invece avranno un'affinità chimica verso il carbonio più elevata rispetto a quella del nickel, il cromo, il molibdeno, il titanio, il niobio, vanadio, tantalio, che a differenti temperature possono appunto formare carburi che morfologicamente potranno avere differenti forme localizzate a bordo grano, ben distribuiti nel nostro materiale. Questo dipenderà appunto un po' dall'elemento di lega, un po' dalle condizioni di precipitazione di questi carburi. Bene, se nel caso del diagramma di fase, quello che abbiamo visto precedentemente, appunto il diagramma ferro-carbonio, abbiamo parlato di un diagramma nel quale sostanzialmente passavamo da una situazione di equilibrio a un'altra mediante riscaldamenti o raffreddamenti molto, 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 molto lenti, addirittura erano considerati come diagrammi termodinamici, laddove dobbiamo cominciare a parlare di trattamenti termici, beh, l'aspetto cinetico diventa importante, e cioè il tempo. Il tempo nel descrivere un trattamento termico svolge un ruolo molto importante, di importanza analoga a quello della temperatura. Tant'è infatti che per quanto riguarda i diagrammi che verranno utilizzati per in qualche modo descrivere i trattamenti termici, parleremo di diagrammi TTT oppure di diagrammi CCT. I primi, trasformazione tempo-temperatura, che vedremo fra poco, sono diagrammi che raccontano il processo di trasformazione allotropica di una austenite messa in condizioni non stabili. Tra poco vedremo cosa significa. L'altra tipologia di diagrammi, CCT, Continuous Cooling Transformation, sono diagrammi invece nei quali la nostra austenite viene raffreddata a una determinata velocità di raffreddamento. Quindi i due aspetti fondamentali sono molto chiari. In un caso TTT, permanenza isoterme al di sotto delle temperature di trasformazione, nell'altro caso invece trasformazione dell'austenite partendo sempre da una completa austenizzazione, completa o parziale, scusate, austenizzazione dipenderà dalla composizione chimica del nostro acciaio, raffredderemo secondo velocità differenti. Vediamo il primo caso, quello appunto dei diagrammi TTT. Allora, non vi starò a descrivere la procedura sperimentale, vi do in linea di principio come si approcciano questi diagrammi. Vi ricordo sempre che si parte da una temperatura di austenizzazione, che vediamo qui appunto in questo caso sopra questo valore, parte da qui, usando degli ambienti a temperatura costante, raffreddo rapidissimamente alla temperatura che voglio investigare, come faccio sali fusi, metalli fusi, che mi assicurano sia una costanza della temperatura, sia una grande capacità di asportare il calore. Per esempio, se prendo sodio fuso o piombo fuso, io riesco a stare a temperature anche abbastanza alte senza che mi vada in fase vapore e riesco ad asportare, grazie al fatto che è un metallo, grazie al fatto che è liquido, grandi quantità di calore. Considerate che questi esperimenti si fanno usando, fra l'altro, delle lamelle molto sottili, in modo tale che nello spessore del mio acciaio non abbia problemi di differenze di temperatura. Quindi in realtà qualsiasi temperatura impongo dall'esterno, questa immediatamente vada sull'intero campione che sto analizzando. Dopodiché permango per un certo tempo, il tempo che sto investigando, e poi raffreddo in ovvio, lentamente, con un raffreddamento molto rapido in acqua, per esempio, e così via. In corrispondenza del punto verde, quindi, otterrò una certa durata
della permanenza ad alta temperatura. Se faccio questo per varie durate alla stessa temperatura, vedete che posso, quindi ogni volta torno giù con una certa rapidità, una notevole rapidità, potrò in qualche modo ottenere un set di campioni che è rimasto ad alta temperatura. Se lo faccio creando una griglia di permanenza a differenti temperature e a differenti durate, posso, usando degli strumenti vari che possono essere analisi metallografiche, possono essere dilatometria, non vi entro nella tecnica, non vi interessa, posso, usando una griglia di questo tipo, determinare delle curve di inizio e fine trasformazione. Leggiamolo diversamente questo diagramma. Quindi ripetiamo, parto da un metallo completamente austenitizzato. Quello che succede prima non mi interessa in questo diagramma, cioè nel quadrante a sinistra non ci interessa. Noi partiamo all'istante zero, che è un provino, anzi meglio, un set di provini completamente austenitizzati. Raffreddo rapidamente alla temperatura che voglio analizzare, aspetto, e per differenti durate vado a caratterizzare un processo di trasformazione olotrofica dell'austenite metastabile in qualcos'altro, fra poco vedremo che cosa. Come vedete, ottengo differenti curve. Lasciamo perdere queste più in basso, che in questo tipo di diagramma sono meno leggibili. Qui fondamentalmente vedo tre curve. Cerchiamo di capire chi sono. Ma intanto, 804-727 gradi, chi sono queste due temperature? Queste due temperature non sono nient'altro che il valore di temperatura cui mi corrisponde la trasformazione dell'austenite in qualcos'altro per tempi estremamente lunghi. Se ci ricordiamo di cosa stiamo parlando nient'altro che di questo. Temperatura AC3, o meglio in questo caso R3 perché siamo in raffreddamento, e A1. La prima, quella in cui cominciamo a trasformare la nostra austenite in ferrite protettoidica. La seconda, quella in cui l'austenite va a formare perlite. Ma se riandiamo sul nostro diagramma, per le temperature più alte abbiamo esattamente questo, e cioè, permaniamo qua sopra, per esempio, rimango fino a questo punto qua e poi raffreddo, la mia austenite è metastabile, cioè che qui sopra è stabile, sotto è... non succede nulla. Raffreddando succederà qualcos'altro che vedremo. Arrivo fin qua, ancora non succede nulla. Arrivo fin qua, inizia a nucleare i primi grani di ferrite protettoidica. Dopodiché raffredda e succederà qualcos'altro, ripeto, questo non lo possiamo vedere in questo diagramma. Da questo punto in poi avrò una frazione volumetrica crescente di ferrite protettoidica che verrà a formarsi in condizioni di permanenza isoterma al di sotto della nostra temperatura AR3, questa qui sopra in alto. Se vado qui sotto, io vedrò qualcosa di diverso, cioè a sinistra di questa curva, della curva di questo naso, non succederà nulla. Questo si chiama tempo di incubazione. A partire da questa durata, parte dell'austenite andrà a trasformarsi in ferrite protettoidica. A un certo punto questa trasformazione cessa, in corrispondenza di questa durata, e inizia la trasformazione dell'austenite, non si era trasformata prima, in perlite. Finché a questa durata tutta l'austenite si è trasformata in questo intervallo di tempo qui in ferrite protettoidica e il resto in perlite. Dopo non succederà più nulla. Se vado a temperature ancora più basse, e qui comincia a esserci l'aspetto cinetico in maniera più importante, che succede? Se io abbasso la temperatura, il processo di nucleazione che si svolge nel periodo di incubazione diventa più importante rispetto alla crescita. Al di sotto di questa temperatura avrò come risultato del processo di permanenza alla temperatura investigata
non più una sequenza ferrite protettoidica ferrite, ma un nuovo quoziente strutturale sempre costituito da ferrite e cementite, ma che avrà una distribuzione delle fasi diversa, la vedremo più avanti, che si chiama bainite. È un quoziente strutturale, sempre vi ripeto, costituito da una matrice di ferrite con delle particelle di cementite all'interno, ma che non è né lamellare né diverso rispetto al precedente. Vediamo quindi che in questo diagramma la presenza di questo naso è legata al fatto che man mano che abbasso la temperatura io riuscirò a far incrementare l'importanza della nucleazione rispetto alla crescita e quindi avrò un tempo di incubazione che andrà via via a diminuire. Poi al di sotto di questo valore minimo che vediamo qua, cos'è che succede? Succede che sì, l'incubazione è sempre importante, la nucleazione crescita è sempre importante, ma la temperatura comincia a essere più bassa e quindi la diffusività è più lenta. Per questo motivo esisterà questo naso qui, che vediamo essere caratteristico di quasi tutti quanti gli acciai con cui avremo a che fare. Addirittura a volte avremo un doppio naso, avremo altre situazioni. Quindi in realtà il diagramma TTT ci racconta i processi di trasformazione della nostra austenite, che è stabile al di sopra di A5.3, diventa metastabile al di sotto di AR3 e AR1 e che, permanendo per durate differenti, ci evolve dando prima per temperature più alte ferrite protettoidiche, quindi perlite, e a temperature più basse altri costituenti strutturali, per esempio la bainite, ma potreste avere anche la trostite o altri costituenti che sono sempre alla fine, però sempre ferrite cementite mescolate tra loro, sempre una matrice ferritica con particelle cementite all'interno. In realtà c'è questa parte bassa che è un po' glissato, come vedete qua, questa parte bassa in realtà, con questa metodologia, che è più o meno quella che originariamente fu messa a punto un certo Bain, si scrive Bain, questa parte bassa in realtà con questo metodo non può essere investigata, perché fa riferimento alla trasformazione dell'austenite non più mediante nucleazione e crescita, ma mediante spostamenti di atomi per distanze inferiori alla distanza interatomica, lasciando perdere la procedura sperimentale, che vi ripeto non è più questa. Al di sotto di questo intervallo, che si chiama M con S, martensite starting e martensite finishing, si forma, mediante appunto spostamenti di atomi inferiori a distanza interatomica, la martensite, che è la prima fase che voi incontrate che non si forma mediante processi diffusivi. È una fase completamente diversa, la vedremo più avanti, la si vede meglio, in maniera più completa, mediante i diagrammi che abbiamo detto precedentemente essere diagrammi CCT. Per quanto riguarda il processo di trasformazione, la sua evoluzione nel tempo, per le varie temperature, può seguire una curva di tipo sigmoidale, come vediamo qui in alto a destra. Se andiamo a osservare qui in basso a destra, ad esempio, la permanenza a questa temperatura, circa 680 gradi, in corrispondenza all'intersezione della retta esoterma con la curva di inizio trasformazione, vediamo appunto il diagramma in alto a destra, inizio della trasformazione, e la frazione volumetrica di austenite che si trasforma in perlite, in questo caso, cioè se in questo caso è un acciaio tettoidico, che evolve secondo questo andamento sigmoidale. Quindi possiamo approssimare la nostra evoluzione della nostra austenite metastabile in perlite, in questo caso, con un andamento che vede la frazione volumetrica che cresce finché non si va a intersecare con la nostra esoterma, la seconda curva, in corrispondenza della quale tutta l'austenite metastabile è diventata, in questo caso, perlite. Se ci fosse più di un campo di trasformazione, come abbiamo visto prima nel caso della ferrite protettoidica e della perlite, in realtà ricordiamoci che se i due campi sono in sequenza alla stessa temperatura, sarà sempre l'austenite a trasformarsi, inizialmente in una fase, potrebbe essere appunto come prima la nostra ferrite protettoidica, e poi la parte che non si è trasformata trasformarsi in qualcos'altro. Vediamo qui appunto questa rappresentazione nel caso di permanenze isoterme a temperature differenti, ottenendo differenti fasi. Per temperature più alte al di sopra della M con S ferrite e cementite, e differenti costituenti strutturali, ferrite più perlite, ferrite protettoidica più perlite, oppure bainite più sotto, o ancora più sotto, quindi indicato con blu,
la nostra Martens Ide, che però ancora non conosciamo come struttura all'interno del nostro acciaio. Le trasformazioni come avvengono? Bah, vediamo qualcosa relativamente alle perlitiche e alle bainitiche. Le perlitiche sono quelle che avvengono a temperatura più elevata. La trasformazione è legata a fenomeni sostanzialmente diffusivi del carbonio, e lui quello che si muove è quello più piccolo come elemento chimico, sostanzialmente rispetto al ferro, al cromo e agli altri elementi di lega presenti. E i carburi che vengono a formarsi sono cementiti F3C, che possono essere cementiti non legati, cioè F3C proprio, oppure al posto del ferro trovarci del cromo, del molibdeno, ottenere quindi le cementiti legate, a seconda appunto che abbiamo a che fare con un acciaio legato o non legato. Il nostro quoziente strutturale, il nostro aggregato, è di tipo lamellare. Guardate qua questa micrografia a destra, è molto bella, perché vi dà proprio le lamelle alternate organizzate in colonie. Quindi per esempio questa è una colonia, quest'altra è un'altra colonia, quest'altra è un'altra colonia, perché sono quelle zone con lamelle che hanno un orientamento abbastanza parallelo. E notate bene, la distanza interlamellare, cioè la distanza fra una lamella e l'altra, cambia con la temperatura. Più sotto raffreddo, più vado sotto con la temperatura, più la distanza interlamellare diminuirà. E questo ha un effetto immediato, per esempio, sul comportamento meccanico. Più la distanza interlamellare è fine, più, per esempio, R-S è alto. D'accordo? Per temperature un po' più basse di permanenza, al di sotto del campo di formazione della perlite, si formerà la bainite, che qui vediamo distinta in bainite superiore e bainite inferiore, ma è una distinzione, come dire, un po' eccessiva per i fini di questo corso. Si tratta sostanzialmente di un costituente strutturale in cui abbiamo la presenza di una matrice ferritica con particelle di forma diversa, a seconda si tratti di bainite superiore e bainite inferiore, di cementite. La fase nucleante è la ferrite, mentre invece nel nostro, nella perlite è la cementite, ma questo può essere abbastanza un eccesso di dettaglio. E ancora poi vediamo in questo caso ciò che possiamo ottenere per permanenza isoterme nel nostro acciaio. In questo caso è un tetto idico. Vediamo che per permanenza a temperatura più alta otteniamo una perlite detta grossolana, perché lo spazio interlamellare è abbastanza ampio, vediamo qui è abbastanza netto. Per permanenze a temperature un po' più basse, il quoziente strutturale, se otteniamo, è la perlite fine. Vedete che la distanza interlamellare fra questo e questo, a parità di ingrandimento, è decisamente più fine. Per temperature di permanenza ancora più basse, ma sempre superiori a M con S, bainite, qua in realtà non distinguete nulla, perché il microscopio ottico non è lo strumento più opportuno per determinare le caratteristiche morfologiche di una bainite, sembra quasi solo sovrattaccato questo acciaio. In realtà, appunto, vabbè, fidatevi, è una bainite quella, ma vi ripeto, non si guarda con il microscopio ottico. È sempre un aggregato a matrice ferritica con particelle molto molto piccole di cementite all'interno del nostro acciaio. Al di sotto della M con S, detta anche appunto Martens Ide Starting, si forma questa nuova fase. Questa nuova fase in realtà non l'avete all'interno del diagramma ferro-carbonio. È una fase che si ottiene solo per raffreddamenti molto molto rapidi. Ha un reticolo strano, comunque diverso da quelli a cui siete abituati. Non è né un cubico facce entrate come la nostra austenite, né un cubico corpo centrato come la nostra ferrite, ma è un tetragonale corpo centrato con i grani di carbonio, gli atomi di carbonio, scusate, che si posizionano lungo il lato più lungo. Lo vediamo meglio qui, oppure qui in questo caso. Si posiziona in questo lato più lungo come a distorcere il reticolo cristallino. Questa distorsione addirittura vede proprio una relazione empirica fra il rapporto fra il parametro reticolare del lato più lungo e il rapporto con il lato più corto, la base del quadrato, che è dipendente dalla concentrazione di carbonio del nostro acciaio. Cioè più carbonio c'è, più il reticolo è distorto. Tipicamente la martensite appare sotto forma di placchette. La formazione della martensite implica una grande quantità di dislocazione all'interno, quindi reticolo distorto, sempre più distorto quanto più carbonio ho, e reticolo molto ricco in dislocazioni, mi aspetto che cosa? Un'alta durezza. E infatti la martensite è molto dura e molto fragile.
E guardate qua bene, la trasformazione dal cubico facce entrate al tetragonale corpo centrato avviene con aumento di volume specifico. Questo è forse, ma anche insieme alle dilatazioni termiche differenziali impedite, una delle ragioni per cui durante un processo di raffreddamento molto rapido con cui ottengo la martensite, molti pezzi si possono rompere. Perché? Perché durante il raffreddamento io ho lo strato più esterno che si raffredderà per primo e che diventerà per primo martensite, diventando martensite si espande, lo strato più interno ci diventa dopo. Ma lo strato più interno, quando vuole diventare martensite, trova intorno a sé un guscio di martensite già ottenuta e non dà più spazio libero per la dilatazione dovuta all'aumento di volume specifico e spacca il pezzo. Il motivo per cui moltissimi pezzi si possono rompere al raffreddamento e non al riscaldamento, un po' per le dilatazioni termiche differenziali e la loro distribuzione all'interno del nostro, della nostra sezione, un po' per il fatto che durante raffreddamenti molto rapidi che implichino la formazione di martensite, l'aumento di volume specifico nel passaggio da cubico faccia centrata al tetragonale corpo centrato, differenziato fra cuore e superficie del pezzo, mi può implicare tensioni interne talmente elevate da portare a rottura il mio pezzo durante il trattamento termico. Pezzo rotto va solamente che rifuso, non avete alternative. Ok? Notate appunto che, se vogliamo metterla dando un po' di un'anima al nostro acciaio, durante il raffreddamento molto rapido l'austenite vorrebbe diventare ferrite, ma a causa degli atomi di carbonio inseriti, io ricordo che la ferrite non ha carbonio praticamente, è come se si bloccasse il carbonio a formare una sorta di soluzione solida sovrasatura. E capite già che questa struttura, questo reticolo cristallino, questo costituente strutturale, questa fase e questo costituente strutturale, perché in questo caso il concetto di fase e di costituente strutturale si sovrappongono alla martensite, è metastabile. Se io riscaldo, sto carbonio va da qualche parte e vedremo cosa fa. D'accordo? Vediamo, quando vi dico questa fase si ottiene mediante meccanismi non diffusivi, guardate che succede in questa, che non è un'animazione, questo è un video. Quelle lamelle che vedete è la formazione della martensite. State capendo che succede in pratica? Non ho la crescita graduale di nuova fase che si mangia la fase vecchia, ho l'apparizione di lamelle all'interno della mia struttura e al termine del processo addirittura ci ricordiamo un po', lo vediamo qui, un po' il grano di austenite di partenza. Vediamolo di nuovo. Grano di austenite di partenza, d'accordo, siete abbastanza nettamente, e man mano che raffreddo, per questo avviene nella temperatura, non nel tempo, ho l'apparizione di frazioni volumetriche di martensite che non hanno la crescita che noi abbiamo visto nel caso di inclinazione e crescita, ma semplicemente hanno luogo aumentandone la frazione volumetrica mediante spostamenti di atomi, chiaramente questa non è la scala degli atomi, per distanze inferiori alla distanza interatomica. E qui la grande differenza nel meccanismo di formazione della martensite rispetto alla ferrita, alla cementite e poi alle altre fasi che si ottengono per nucleazione e crescita. Il meccanismo con cui otteniamo, vediamo qui in alto a destra, la lamella di martensite non è per nucleazione e crescita, abbiamo spostamenti di atomi per distanze inferiori alla distanza interatomica e, come ricorderete, la diffusione è definita come tale laddove ho lo spostamento di atomi per distanze pari o superiori alla distanza interatomica. La martensite si ottiene appunto per spostamenti di atomi inferiori alla distanza interatomica mediante, e lo rivediamo in questo video, mediante la formazione di frazioni volumetriche crescenti di martensite man mano che abbasso la temperatura alla quale mi trovo con la mia lega. È una trasformazione questa che non avviene nel tempo ma avviene nella temperatura. Per questo motivo nel diagramma TTT non la posso osservare, perché il diagramma TTT è un diagramma che ho costruito a differenti temperature permanendo nel tempo. Io se entro, torniamo nel nostro diagramma che abbiamo costruito inizialmente, se entro qui dentro e permango fra M con S e M con F un tempo anche indefinito,
la frazione di augmartensite che si è formata in questo intervallo di temperatura permane immutata in eterno. D'accordo? Quindi chiaramente questo non è il diagramma giusto da utilizzare per caratterizzare il comportamento del processo di trasformazione della martensite, ma servirà qualche altro tipo di diagramma. Differenti diagrammi TTT per acciaio ipodettoidico, eudettoidico o iperodettoidico. Bene, questa è una domanda che può capitare di fare, specialmente a un orale, e come fare a distinguerla come fare a distinguere un diagramma rispetto all'altro? La differenza fra i diagrammi ipo e iperodettoidico è legata sicuramente sia alle fasi e ai costituenti strutturali che possono formarsi, ma poi anche alle temperature di trasformazione che io leggo sicuramente sul diagramma. Qui in alto a sinistra, sulla sinistra, ho il diagramma iperodettoidico e le trasformazioni corrispondono ad AR3 a R1. Qua c'ho un odettoidico che corrisponde ad A con 1 e qui a destra c'ho un iperodettoidico dove in realtà la situazione è un pelino diversa, poi la vedremo più avanti. In questo caso ho un iperodettoidico che è stato completamente austenizzato, cioè che è stato portato sopra C con M, e quindi permanente a differenti temperature mi compare anche la curva relativa alla formazione di cementite secondaria, però come scopriremo più avanti, molto spesso nel caso di acciai iperodettoidici non si fa una completa austenizzazione e quindi in realtà si rinuncia a solubilizzare la cementite secondaria nel processo di austenizzazione, quindi in effetti il diagramma di un iperodettoidico può essere un po' diverso da quello che vi sto facendo vedere qui. Questo è un iperodettoidico che ha subito una completa austenizzazione, ma spesso gli iperodettoidici non sono sottoposti a completa austenizzazione. Qui vediamo un po' di animazioni, permanenza ad alta temperatura, formazione di ferrite mediante nucleazione e crescita, vedete che cresce la fase nucleando preferenzialmente e poi la perlite, in questo caso non ci ho messo le lamelle ma ho messo, lo ripetiamo ancora una volta, si forma i primi grani di ferrite, cresce, poi si stoppa questa e cresce la perlite. Vi ripeto ancora una volta, noi partiamo con dell'austenite che era stabile sopra A con 3, diventa metastabile alla temperatura al di sotto di A con 1, man mano che aspetto, prima si trasforma in ferrite protettoidica e poi cessa quella trasformazione e la frazione di austenite metastabile che non si è trasformata precedentemente in ferrite protettoidica diventa ferrite. Una volta, un po' perché vi è utile, un po' perché l'ho fatto io, sono particolarmente orgoglioso di questi video, così rimane anche immutato il fatto che sono fatto, e vedete appunto questa crescita. Temperatura un po' più bassa, in questo caso si tratta di una temperatura alla quale il costituente strutturale viene a formarsi è bainite, in questo caso vediamo il processo, è un processo nel quale nuclea bainite laddove può formarsi, cresce mangiandosi, usiamo questo termine certamente non scientifico, mangiandosi tutta quanta l'austenite metastabile. Rivediamolo. D'accordo? Terza simulazione, vedete che in questo caso sono sceso con una temperatura, molto rapidamente, una temperatura al di sotto di M con S ma sopra M con F, c'è già una frazione volumetrica di martensite indicata in giallo che si è formata proprio nel periodo in cui sono sceso giù di temperatura e praticamente permango, non succede nulla. Potrei rimanere un anno e la mia martensite, la frazione media di martensite che ottengo non cambia. Solo raffreddando ulteriormente avrò l'ulteriore trasformazione. Detta così sembra abbastanza inutile questa faccenda, in realtà non lo è. Ve lo accenno qua, ma poi in realtà le soluzioni daremo a metà logica 2, perché non abbiamo detto una cosa abbastanza importante, cioè questa M con S e M con F, in realtà dove stanno? Vi spiego meglio. Noi abbiamo un riferimento sempre alla temperatura ambiente, oggi un po' freddina, però appunto 10 gradi, 20 gradi, 30 gradi, a seconda di dove ci troviamo. Bene, finché
la temperatura ambiente sta al di sotto di m con f, noi abbiamo margini di temperatura per portare la trasformazione a completarsi. In realtà però in molti casi la temperatura di trasformazione di ambiente è compresa tra m con s e m con f. Il che vuol dire che cosa? Il che vuol dire che io, facendo un qualsiasi raffreddamento anche abbastanza rapido, mi trovo poi esattamente in queste condizioni qua, e cioè io magari vorrei trasformare tutto in martensite, ma semplicemente non posso, e come vedete a questo punto che viaggia, ho una frazione più o meno importante, dipende quanto sotto vado con la temperatura ambiente, una frazione più o meno importante di austenite metastabile si è trasformata in martensite, quella gialla, ma con questo colore un po' verde, un po' strano, una frazione di quella che si chiama austenite residua, anche piuttosto importante, anche il 30-40% posso avere. Questa può avere influenze particolarmente negative sul comportamento del nostro manufatto. Quando c'è non è una bella cosa, e può capitare abbastanza spesso. Ci sono delle soluzioni, queste le vedremo in un altro corso. Qua vediamo, quello che vi avevo raccontato, la tempra scalare, cioè il caso in cui ho un raffreddamento non più istantaneo, come vi avevo raccontato la volta scorsa, ma un raffreddamento con una velocità, come dire, più tecnologicamente possibile, con permanenza isoterma, magari mediante permanenza in sali fusi, vedete che riesco a entrare nel campo bainitico e a trasformare integralmente la mia struttura in bainite senza grandi difficoltà. Questo perché a volte, per esempio, il naso che ho qui può essere più spostato a destra e può impedirmi l'accesso diretto al campo bainitico, e delle volte questo campo bainitico per me è particolarmente pregiato dal punto di vista del comportamento nel campo. Ora, quello che abbiamo raccontato fino adesso è ciò che avviene per permanenza isoterma. Allora, abbiamo capito che con permanenza isoterma io posso descrivere i processi di trasformazione allotropica del mio acciaio austenitizzato ottenendo sostanzialmente le curve nel diagramma temperatura-tempo, curve che si denominano come temperatura-tempo-trasformazione, con tempi di incubazione differenti a seconda della temperatura a cui arrivo e con un intervallo di temperatura abbastanza basso al di sotto della quale inizia a comparire questa fase, detta appunto martensite, che ha luogo mediante spostamenti di atomi inferiori alla distanza interatomica. Detto questo, in realtà noi tecnologicamente raramente abbiamo a che fare con permanenze isoterme a determinate temperature. Molto più frequentemente il nostro acciaio austenitizzato verrà raffreddato a velocità di raffreddamento differenti. Quindi in effetti noi vedremo una evoluzione della microstruttura non a seguito di permanenze isoterme, ma a seguito di raffreddamenti a velocità di raffreddamento diverse. Ora qui noi vedremo una serie di raffreddamenti con velocità di raffreddamento costanti, tipicamente dei raffreddamenti in cui avremo la temperatura T che sarà data dalla temperatura di austenizzazione meno V con R, cioè di raffreddamento per T, andamento lineare. Andamento lineare che all'interno di un diagramma semilogaritmico, quello che andiamo a osservare, perché forse non l'ho detto, ma il diagramma TTT, temperatura, tempo, trasformazione, l'asse del tempo è sempre un asse logaritmico, perché devo riuscire a descrivere eventi che avvengono in pochi secondi con eventi che avvengono magari in una settimana, d'accordo? Quindi in realtà l'unico modo per descrivere processi che hanno luogo con così ampio margine di unità di misura, con così tanti ordini di grandezza, l'unico modo è il diagramma logaritmico. Vi dicevo, questa curva temperatura-tempo lineare nel diagramma logaritmico avrà una forma curvilinea. Però vi dicevo, questo andamento temperatura uguale a temperatura di austenizzazione meno V con R, cioè il raffreddamento per T tempo, in realtà è un'approssimazione molto forte. Perché? Ma perché voi dovete considerare che voi partite da un pezzo austenizzato, 900-950 gradi, a volte anche 1000 gradi, e dovete portare la temperatura ambiente. La velocità di raffreddamento costante è possibile solo sotto un'ipotesi. Quale? La V con R può essere considerata come una costante solo ed esclusivamente se i meccanismi di asportazione del calore sono gli stessi a partire dall'alta temperatura fino alla temperatura ambiente. Lo sapeva? Dima. Questo perché? Perché
prendiamo la nostra palla, quella che abbiamo visto prima, la buttiamo da 250 gradi in acqua, nell'intervallo delle varie temperature, all'inizio avremo addirittura una formazione dello stato di gas intorno alla nostra palla, addirittura sarà il raggiamento, più cioè il meccanismo di trasmissione del calore. Poi a un certo punto questo stato di gas si romperà e inizieranno modi convettivi più forti, quindi in realtà l'andamento reale del raffreddamento non sarà una curva semplice come quella lineare di cui abbiamo parlato adesso, perché la V/R non sarà costante, ma sarà un andamento più o meno arzigogolato a seconda del fluido che stiamo utilizzando per raffreddare. Ma di questo ne parleremo più avanti. Ipotizziamo questa V/R costante e vediamo in un semplice diagramma, come quello che vediamo in questa figura, cosa succede se io raffreddo un acciaio austenitizzato a temperature, a velocità di raffreddamento differenti. Osserviamo con i vari colori che sono in questo diagramma i vari ambiti nei quali ho una parziale trasformazione dell'austenite in differenti fasi e in differenti costruenti strutturali, e osserverò che a partire da una velocità estremamente bassa, cui corrisponde banalmente AE3 e AE1, questo è un acciaio ipotettoidico, e quindi ho la trasformazione della mia austenite metastabile nelle condizioni di equilibrio, nelle due costanti strutturali che devo ottenere, cioè la ferrite protettoidica e la nostra perlite, spostandomi verso destra, cioè verso velocità di raffreddamento più alte, otterrò una diminuzione delle temperature di trasformazione secondo la curva azzurra per la formazione della ferrite protettoidica e la curva arancione per la formazione della nostra perlite. Addirittura con queste due curve si incontreranno laddove inizierà a formarsi direttamente bagnite, con un processo che vedrà formare grani di ferrite protettoidica via via più fini e colonie di perlite via via più fini come distanza interlamellare. Al di sopra di una certa velocità di raffreddamento, questa, avremo che non si formerà più ferrite protettoidica e perlite, ma si formerà bagnite. Aumentando la velocità di raffreddamento io avrò una forma di bagnite via via sempre più sminuzzata e mi avvicinerò alla formazione di bagnite inferiore a partire da bagnite superiore, e posso, questo non è detto che avvenga sempre, ma posso avere questo fenomeno che si chiama appunto interruzione della trasformazione. A partire da una certa velocità di raffreddamento io avrò che per temperature più alte una parte della mia austenite metastabile diventerà bagnite, e poi per un certo intervallo di temperatura non succederà più nulla, e al di sotto a una certa temperatura indicata in giallo avrò che l'austenite metastabile, che non si è trasformata precedentemente in bagnite, mi diventerà martensite. Questo fenomeno avverrà per un certo intervallo di velocità di raffreddamento, al di sopra di questa V/E tutta l'austenite metastabile diventerà tutta quanta martensite a una temperatura di trasformazione decisamente più bassa. Ora, questo è un diagramma che mi racconta un fenomeno abbastanza complesso e non è certamente il diagramma più utile dal punto di vista poi tecnologico per vedere come funziona un processo di trasformazione. Le curve CCT sono sicuramente molto più utili, parenti prossimi delle curve TTT. Le curve TTT erano curve in un diagramma a temperatura, alle ordinate, tempo, in scala logaritmica, alle ascisse, con la trasformazione descritta all'interno di questo diagramma. Nelle curve CCT, Continuous Cooling Transformation, io ho le curve di trasformazione ottenute mediante raffreddamenti continui, cui devo sovrapporre le curve di raffreddamento effettive sul mio pezzo. Ora guardiamo un po' un paio di cose. Intanto, se indichiamo con caratteri rossi o tratto rosso la curva TTT, la corrispondente curva CCT tende a spostarsi leggermente verso destra e leggermente verso il basso per lo stesso acciaio. Ci sono anche delle relazioni che ci permettono di fare questo passaggio in maniera analitica, ma molto più semplicemente, molto spesso abbiamo direttamente il diagramma sperimentale di questo nostro di questi nostri acciai. Questa volta possiamo raccontare il processo di trasformazione dell'austenite anche nella zona martensitica, perché le curve CCT sono curve che raccontano un processo di raffreddamento continuo che si sviluppano sia nel tempo, perché vedete che il tempo è la nostra variabile
indipendente, ma anche nella temperatura, e quindi riesco a descrivere un processo che veda trasformarsi l'austenite metastabile in martensite. Qua vediamo il risultato di differenti processi di raffreddamento dal punto di vista della microstruttura e dal punto di vista delle proprietà meccaniche. Vediamo che se partiamo dal raffreddamento più lento, curva del diagramma TTT in alto a sinistra è la prima curva che vediamo essere estremamente, con pendenza estremamente bassa, osserviamo una durezza 139 che dà luogo a una struttura ferrito-perlitica grossolana. Man mano che aumento la velocità di raffreddamento otterrò valori di durezza via via sempre più alti, con strutture che passeranno da quella ferrito-perlitica grossolana a ferrito-perlitica fine, poi bainitica e via verso le strutture più resistenti. Notate che questo diagramma ha un tempo di incubazione estremamente ridotto, quindi è quasi impossibile avere tutta martensite, ma in questo caso abbiamo un miscuglio di perlite, bainite e martensite, proprio per la tipologia di diagramma che abbiamo a che fare. La durezza è data appunto in Brinner o Vickers. In questo caso vediamo alcuni diagrammi possibili, a partire da un diagramma molto semplice. Chiaramente questi diagrammi cambieranno molto in funzione della composizione chimica, della grana cristallina della nostra austenite. Vediamo qui un diagramma estremamente semplice nel caso di un acciaio lodettoidico, un diagramma che mi presenta un doppio naso, e questo doppio naso vediamo che sarà un problema abbastanza importante trattarlo, un diagramma che prevede quell'interruzione della trasformazione che abbiamo raccontato prima in quel diagramma iniziale, temperatura, velocità di raffreddamento, d'accordo? Questa è proprio quell'interruzione di cui parlavamo precedentemente. Abbiamo tantissimi diagrammi che possono essere utilizzati, possono essere ottenuti sperimentalmente cambiando con la composizione chimica e con la dimensione della grana cristallina, come per i diagrammi di TTT a grana cristallina più fine corrisponde un diagramma che si sposta verso sinistra, perché appunto abbiamo molti più punti di nucleazione, quindi tempi di incubazione via via più ridotti con la diminuzione della nostra grana cristallina. Qui vediamo in queste animazioni cosa succede raffreddando molto lentamente, formazione di ferrite protettoidica, abbassando la temperatura, formazione di perlite. Sotto questa temperatura qui non succede praticamente più nulla, d'accordo? È sempre la descrizione di ciò che avviene alla nostra austenite. Quindi, ripetendo il diagramma, inizialmente l'austenite si trasforma in ferrite protettoidica e poi quando intersechiamo la seconda linea, quella tra l'azzurro e quella arancione, la nostra austenite che non si è trasformata diventerà in questo caso perlite. In questo caso abbiamo a che fare con un diagramma in cui abbiamo la formazione prima di bainite e poi di martensite. A partire da questo momento si ha la formazione di bainite, cresce e quindi man mano che abbassiamo la temperatura aumenterà la frazione di martensite che si ottiene. Quindi attenzione, in questo caso, lo rivediamo ancora il diagramma, in questo caso la formazione della bainite avverrà nel tempo, man mano procediamo nel tempo, quando poi andiamo al di sotto di M con S otteniamo una trasformazione che invece avviene nella temperatura, d'accordo? Ma è sempre l'austenite quella che si trasforma, non fate confusione sulla fase coinvolta nei processi di trasformazione. Qua invece abbiamo un processo di trasformazione della nostra austenite che da stabile diventa metastabile e che quindi diventa martensite con frazioni volumetriche che crescono man mano che abbasso la temperatura. Ora, un aspetto importante è da che momento in poi io ho tutta martensite. Perché? Perché scopriremo fra poco, la prossima volta probabilmente, che in alcuni trattamenti termici per noi sarà importante ottenere completamente martensite. Ebbene, per avere martensite, anche dal punto di vista banalmente grafico, mi devo trovare a sinistra della tangente al naso, cosa non semplicissima in realtà per svariati motivi. In questo caso, per esempio, in questo diagramma io ho due nasi. Qual è il naso giusto? Beh, se voglio tutta martensite è quello più
caratterizzato da un tempo di incubazione più ridotto, evidentemente. Ebbene, questa scelta del naso, scusate, questa scelta della velocità di raffreddamento che mi caratterizza il processo non è semplicissima, un po' perché mi è complicata dal fatto che la V con R non è costante e quindi cosa prendo? Io qui ho una descrizione dei processi di raffreddamento mediante curve estremamente semplici, ma la curva reale, come vi ho detto, è molto più complessa e arzigogolata e non può essere realmente descritta mediante una curva semplice. Come fare quindi per caratterizzare un processo di raffreddamento su un diagramma CCT che io ho sperimentalmente? Bene, due sono svariati, sono gli approcci, ma due sono quelli più frequenti. Uno, ho la mia curva reale di raffreddamento, considero come velocità di raffreddamento caratterizzante quella istantanea a 700 gradi. Quindi ho una curva complessa, ne prendo la tangente e quella per me è la velocità che mi caratterizza l'intero processo di raffreddamento. Oppure ancora, prendo l'intervallo di tempo necessario ad andare da 700 a 300 gradi, a volte 700-400, dipende, e banalmente la mia velocità di raffreddamento mediata sarà data da 700-300 diviso il tempo necessario a passare da una temperatura all'altra. La cosa è complicata dal fatto che la storia termica da punto a punto del mio manufatto differisce per la conducibilità interna del mio materiale. Quindi quando parleremo dell'influenza dei vari elementi di lega sul componente meccanico, fisico del nostro acciaio, spesso sarà importante anche considerare la conducibilità termica, perché è chiaro che se io ho una bassa conducibilità termica all'interno del mio materiale, la storia termica della mia superficie, che riesco più o meno a imporre giocando con il fluido raffreddante, potrà essere anche parecchio diversa rispetto alla storia termica all'interno del pezzo stesso. Ed è chiaro che se io sto cercando di imporre un valore di raffreddamento a sinistra del naso del mio diagramma CCT sperimentale, potrei non essere in grado di assicurare questo andamento per tutti quanti i punti del pezzo, specialmente per pezzi detti massivi, cioè pezzi che abbiano tanta massa e poca superficie di scambio. Un esempio più tipico di un manufatto di forma massiva è appunto la sfera, che è il solito geometrico che è la maggior massa con la minore superficie possibile a parità di volume coinvolto. D'accordo? Per quanto riguarda le trasformazioni martensitiche, vediamo che queste martensite caratterizzate da una durezza molto elevata, da un'elevata densità di dislocazioni e che il carbonio influisce sul componente meccanico per la sua presenza in soluzione solida interstiziale. Direi soprassatura questa soluzione solida, perché c'è molto di più di carbonio di quanto non ce ne potrebbe invece essere. Qua vediamo la resistenza in funzione del tenore di carbonio con la densità di dislocazioni presente all'interno del nostro pezzo. Come abbiamo raccontato, l'andamento della frazione volumetrica di austenite trasformata in corrispondenza alla permanenza isoterma, ricordate, l'abbiamo visto poco fa, possiamo dare l'andamento della frazione volumetrica di austenite trasformata in martensite, ma stavolta non a permanenza isoterma, ma a seconda della temperatura. Infatti vediamo un andamento sigmoidale simile a quello che abbiamo visto precedentemente, ma prima la variabile era il tempo, qua la variabile è la temperatura, e vediamo che man mano che abbasso la temperatura riesco a avere una frazione volumetrica crescente di martensite. Quindi se nel caso della trasformazione perlitica, perlitica bainitica, le isoostenite, cioè le curve che danno la stessa frazione di austenite non trasformata, erano più o meno parallele all'andamento del naso, nel caso delle curve di trasformazione da martensite, le isoostenite non sono altro che un fascio diretto in proprio parallelo all'asse delle ascisse. E quindi, come vediamo qua, man mano che riesco ad abbassare, ho un valore di frazione volumetrica via via crescente di austenite trasformata. Il problema, come vi ho detto, sussiste laddove la nostra temperatura di fine trattamento, che è tipicamente la temperatura ambiente, sia superiore alla temperatura M con F, martensite finishing. In tal caso io posso avere a che fare al termine del trattamento con frazioni volumetriche anche importanti, anche del 30-40% di austenite residua non trasformata,
che mi può dare grossi problemi dal punto di vista del comportamento meccanico in esercizio. Quindi è normalmente qualcosa da evitare accuratamente. Dati i dettagli relativi ai diagrammi TTT, definito i diagrammi CCT e gli ambiti di validità di questi due diagrammi, abbiamo gli strumenti per poter raccontare i trattamenti termici che avvengono a temperature superiori alle temperature di trasformazione. Prima fra tutti, le tre principali tipologie di trattamento che vedremo saranno ricottura, o meglio le ricotture, perché sono più di una in realtà, la normalizzazione e la tempra. In effetti la definizione non è univoca, quindi vedremo che sotto il cappello, per esempio, normalizzazione, in cui parleremo di un processo nel quale si raffredda a temperatura ambiente mediante permanenza in aria calda, in realtà vedremo un processo che può darci martensite. Quindi in realtà le definizioni di questi vari processi di trattamento termico a temperature superiori, che prevedono riscaldamento a temperature superiori a quelle di trasformazione, non ci permetteranno di classificare i trattamenti in maniera assolutamente univoca. Quindi ci sarà una certa fonte di confusione, però cercheremo di risolvere in maniera abbastanza, agevole. Con ricottura parleremo sempre di trattamenti il cui obiettivo può essere elencato nel lucido che vediamo qua, cioè cercare di eliminare col trattamento tutte le disomogeneità che possono essere presenti a seguito di un raffreddamento da solidificazione, al termine, a seguito di una deformazione, eccetera. Quindi segregazioni macro e micro, se vi ricordate, durante la solidificazione, proprio perché abbiamo a che fare con leghe, ci troviamo con zone più ricche di elementi altocondenti, zone più ricche di elementi bassocondenti. La presenza di una deformazione plastica ci dà incrudimento localizzato, cioè una densità delle dislocazioni eccessiva per quanto riguarda i fini dell'utilizzo del nostro manufatto. Quando è che un manufatto ha una densità di dislocazione eccessiva? Ma quando devo ancora lavorarlo. Io non posso lavorare un pezzo che sia troppo duro o troppo resistente, mi costa troppo dal punto di vista poi dell'energia che devo impiegare per deformarlo. La presenza di sforzi residui per saldature, laddove appunto abbiamo effettuato una saldatura sul nostro pezzo stesso. Quindi tutti i trattamenti di ricottura con cui abbiamo a che fare cercheranno di avvicinare il nostro acciaio a uno stato di equilibrio termodinamico e chimico, cercando di eliminare o perlomeno di ridurre per quanto possibile le disomogeneità presenti. I cicli saranno sempre gli stessi, adesso poi vedremo in cosa si possono differenziare. Riscaldamento a una temperatura opportuna, spesso parecchio alta, perché io banalmente alzando la temperatura attivo i processi di diffusione, e quindi questa quanto più alta è meglio è. Permanenza per una durata opportuna, perché sono così vago? Durata opportuna, tempo opportuno, è meglio perché dipende dalla composizione chimica, da quanto è grosso il pezzo. Se ho a che fare con una lamina molto sottile, la durata di permanenza sarà ridotta. Se io ho a che fare con un oggetto molto grosso e devo assicurare che tutto l'oggetto vada alla temperatura opportuna e che ci permanga il tempo necessario per avere i fenomeni di cui voglio, l'omogenizzazione, la solidizzazione, eccetera. Quindi in realtà devo essere per forza piuttosto vago. E cosa abbastanza importante, dopo riscaldamento e permanenza, un raffreddamento effettuato in forno, cioè molto 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 lento, in modo tale da poter far sì che in effetti i miei fenomeni possano essere descrivibili all'interno del diagramma di fase, o quasi in qualche modo. Quindi in realtà un processo che raffreddandosi molto, un trattamento che ritornando a temperatura ambiente molto molto lentamente possa in qualche modo far sì che la lega vada in quelle condizioni indescrivibili almeno in parte all'interno del diagramma di fase. Vediamo che la ricottura, appunto abbiamo detto quella normale, diciamo, è un processo nel quale abbiamo un raffreddamento molto molto lento, per esempio vediamo qua con la curva più alta e con indicata con il riquadro blu. La durezza al termine del processo di ricottura è bassa, 15-20 Rockwell sono valori molto molto bassi, e come vediamo dall'omino qui abbiamo una deformabilità del nostro acciaio
decisamente molto più elevata. Il nostro acciaio non è resistente, ma è quello che noi vogliamo molto spesso quando dobbiamo fare una lavorazione meccanica per portare il pezzo in forma. Noi non vogliamo che il pezzo venga portato in forma già resistente. Noi ci vogliamo il nostro pezzo con una bassa resistenza meccanica in modo da poter deformare il nostro oggetto con una certa facilità. La ricottura può essere completa. In questo caso vediamo che le temperature di permanenza sono tipicamente differenti fra ipotetto idici e iperotetto idici. Per ipotetto idici si va a ossidizzare al di sopra di AC con 3 di circa 50 gradi. Per gli iperotetto idici in realtà, come vedete là, si va di una cinquantina di gradi al di sopra di AC con 1, rinunciando a solubilizzare la cementina secondaria. Perché questo? Beh, il motivo è abbastanza semplice in realtà. Se vi ricordate il diagramma ferro-carbonio, dal lato degli ipotettoidici, noi sopra la temperatura al circonte abbiamo un margine di temperatura molto alto, prima di arrivare a fusione ce ne vuole, insomma. Quindi in realtà siamo abbondantemente in sicurezza prima che ci si avvicini la temperatura di fusione. Nel caso degli ipotettoidici invece, se vi ricordate, l'andamento della curva ACM, quella che ci dà il limite sull'umidità del carbonio fra austenite e cementite, invece in realtà si avvicina molto rapidamente alla temperatura autettica. Orbene, se vi ricordate, io ho il problema che la temperatura di eutettico è abbastanza bassa poi alla fine rispetto all'andamento della curva ACM. Ho un problema di omogeneità della composizione chimica, quindi io per esempio in acciaio iperotetto idico penso di avere una concentrazione di carbonio dell'1.5%, ma magari ho dei punti che stanno all'1.7% e quindi la loro temperatura si va a avvicinare pericolosamente alla temperatura eutettica. Aggiungiamo poi che ci sono spesso degli elementi chimici che possono formare solfuri basso fondenti dentro il nostro acciaio. Insomma, qual è il problema? Il problema è che negli acciai iperotettoidici, se vado al di sopra dell'AC con M, ho il rischio della cosiddetta bruciatura dell'acciaio, cioè nei punti più sfortunati, che possono essere i punti più ricchi in carbonio, che possono essere i punti in cui si sono formati solfuri basso fondenti, posso avere delle fusioni localizzate. L'acciaio bruciato, laddove si è bruciato, ovviamente è bruciato, mettetelo fra parentesi, è un acciaio che in quella zona vede una soluzione di continuità, è come se ci fosse un buco all'interno. Quell'acciaio non ha più resistenza meccanica, non c'è modo di recuperarlo. Un acciaio bruciato è un acciaio bassamente rifuso come lottare. Quindi, al fine di evitare questo rischio, nel caso di cottura completa si va a prendere il nostro acciaio e, nel caso di acciaio iperotetto idico, portarlo una cinquantina di gradi al di sopra della C1, appunto rinunciando a solubilizzare la cementina secondaria, che a questo punto però, portata a temperatura abbastanza alta, 750-780 gradi centigradi, comunque tenderà a globulizzare. Abbiamo quindi che il risultato del processo di ricottura completa, che appunto dopo il mantenimento vedrà un raffreddamento molto molto lento, guardate qua, dopo questo avverbio specialmente attraversando l'intervallo critico, perché cerchiamo di rivedere insieme per esempio questo è un ipotetto idico, non c'entra niente, però per intenderci, dopo aver attraversato molto lentamente l'intervallo di trasformazione, io dopo non ho più nulla. Quindi in realtà, se questo intervallo critico l'ho attraversato molto lentamente, che mi è costato, perché vuol dire che io il mio forno l'ho abbassato molto lentamente, dopo in realtà la velocità di raffreddamento può essere un po' più elevata, perché non c'è più nessuna trasformazione allotropica. Non lo posso prendere il pezzo e buttarlo in acqua, attenzione, sennò mi ripartono tutte le tensioni interne dovute al raffreddamento differenziato. Ma posso aumentare un po' la velocità di raffreddamento. Quindi in realtà l'importante è attraversare l'intervallo critico in maniera molto molto lenta. Dopo posso aumentare un pochino la velocità di raffreddamento senza grande difficoltà. Il risultato è, negli ipotettoidici, una ferrite perlite piuttosto grossolana, con grande deformabilità plastica del mio materiale. Negli iperotettoidici avrò una globulizzazione parziale della cementite protettoidica, la cementite secondaria. Ricottura di omogenizzazione. Vi ricordate il problema del mio acciaio, delle mie leghe, laddove la diffusività non era completa, io avevo su scala microscopica, ma a volte anche su scala macroscopica,
la formazione di una certa disomogeneità della composizione chimica. Per esempio qui vediamo in questo, in basso a sinistra, la situazione in cui c'è piombo e non ricordo cos'altro, ma il piombo concentrato all'interno del cuore del grano e la parte più basso fondente più sull'esterno. Ebbene, in questo caso prendo il mio acciaio, lo porto a 1000-1200 gradi, ce lo faccio stare anche un po' di tempo per attivare la diffusività e vado ad eliminare o almeno a ridurre sicuramente la microsegregazione, ma a volte anche qualcosa su scala un po' maggiore. Vediamo che succede se lo riscaldo in questo caso. Nel tempo riesco a omogenizzare maggiormente la microstruttura, permettendo la diffusione di funzionare. È chiaro che ci sono dei rischi su questo. Il primo è il rischio di bruciare l'acciaio. Se ciò avviene è un problema, perché vi resta solamente che buttare il pezzo, ma non potete non portarlo così su. Perché non potete non portarlo così su? Ma perché voi state cercando di attivare la diffusività per avere un'omogenizzazione chimica. Non scordatevi che la austenite è una fase che ha una bassa diffusività, perché vi ricordate che aveva appunto la difficoltà a muovere gli elementi chimici. Quindi in realtà, entrando in campo austenitico, mi resta solo che alzare molto la temperatura per avere una buona diffusività, altrimenti non riesco a far muovere gli elementi. L'altro aspetto fondamentalmente problematico, ma che può essere rimediato, è quello dell'ingrossamento eccessivo della grana cristallina. Andando a 1200 gradi e standoci diverse ore, la grana si ingrossa. Questo è rimediabile mediante trattamento di cottura di rigenerazione oppure mediante mediante deformazione plastica appropriata che sminuzza il nostro grano e ce lo frammenta un po', dando luogo a una struttura con grana un po' più ridotta.